Nella prima partita del 2021, con la presenza del pubblico sugli spalti, il Volley Il Podio Fasano ha conquistato l'accesso alla finale playoff per la promozione in B2. Quella che si è svolta ieri, sabato 12 giugno, nella palestra del Salvemini è stata una partita, a dispetto del risultato, molto intensa e difficile per le ragazze di Mister Rampino. Infatti, le avversarie del Demar Monteroni, molto giovani e tecnicamente preparate, hanno venduto cara la pelle, soprattutto nel primo set, mostrando un gioco ben impostato e un'ottima fase ricettiva. Ma le ragazze del presidente Abete, dopo un inizio di partita molto nervoso, hanno pian piano recuperato la solita concentrazione ed hanno cinicamente ripreso in mano le redini dell'incontro, vincendo i primi due tiratissimi set con il punteggio di 25-20. Nel terzo e decisivo set, le Podio Girl, incitate da tutto il pubblico sugli spalti, hanno dominato contro le pur ottime ragazze del Monteroni, chiudendo la pratica con un netto 25-15 e staccando il biglietto per la finalissima che vale il salto in Serie B2. Una partita sentita. Siete entrati in campo un po' contratti, con la paura di vincere, ma alla fine di nuovo 3-0, che è il leitmotiv di questa stagione. Questa è la 12ª partita che vinciamo consecutivamente. Oggi aveva un sapore diverso. Era importante vincerla per poter arrivare in finale. Ci siamo riusciti con un grande gruppo di ragazze che, nonostante la vigilia abbiamo avuto qualche problemino, ci siamo riusciti, l'abbiamo attraversato e abbiamo rotto quel muro che fino a quel momento, come dicevi tu, nel primo set ci ha portato a giocare un po' contratti. Poi tutto è andato bene per come avevamo preparato la gara e sono veramente soddisfatto. Ora un attimo di fiato, ci godiamo questa vittoria e poi la finale per questa promozione in Serie B. Sì, anche se non abbiamo tanto tempo per goderci questa vittoria, in quanto abbiamo appena una settimana per preparare appunto la finalissima, quindi testa alla finale da questo momento in poi, festeggiamenti per oggi è giusto che ci siano, però da domani testa all'altra finalista che andremo ad incontrare. Per sapere il nome dell'avversario contro cui si disputerà la finale, bisogna attendere però il risultato della partita che si disputerà oggi, domenica 13 giugno, tra Bisco Leonessa Altamura e Just British Adria Academy Bari.